Buonasera, benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Come ricorderete, a maggio anche l'Alto Mugello fu interessato dall'ondata di maltempo che purtroppo ha provocato lutti e danni ingenti in Emilia-Romagna. Ora è stata fatta un po' la conta dei danni appunto sul territorio dell'Alto Mugello ed è una conta veramente ingente perché si parla di 20 milioni di euro solo per i privati. I puntini rossi sono le frane su cui non è ancora stato fatto un sopralluogo, mentre in verde quelli in cui si ha la contezza degli effettivi danni al patrimonio privato causati dall'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna e parte della Toscana a inizio maggio. La mappa realizzata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale rende bene l'idea di quanto ancora manchi da fare, anche soltanto per la stima dei danni. Ciò che sappiamo ad oggi è il numero degli eventi verificatisi sull'Appennino a cavallo tra le due regioni, 540 segnalazioni in Romagna, 98 in Toscana ricevute fino ad oggi, che si traducono in circa 2.900 singole frane, considerando anche gli assestamenti. Di queste, 392 hanno colpito l'Alto Mugello. Il risultato è una stima dei costi che viaggia intorno ai 184 milioni di euro per la messa in sicurezza, di cui quasi una ventina da dedicare alla Toscana. E parliamo soltanto degli interventi per i privati. Quel dato non tiene conto dei tanti danni anche al patrimonio pubblico. Domani in città metropolitana approveremo le somme urgenze per circa 10 milioni di euro. Le somme urgenze a Marrale, Palazzolo, Firenzuola vuol dire mettere in condizioni minime di sicurezza. I danni, diciamo che con una stima estremamente grossolana che andrebbe approfondita, andrà approfondita con la fase 2, si aggira sicuramente sui 100 milioni, probabilmente anche oltre. A tracciare il quadro, almeno di questa prima ricognizione, è l'ente che si occupa della gestione dei bacini idrografici a cavallo tra le due regioni, nel cosiddetto distretto montano che interessa i torrenti Marzeno, Senio e Santerno e il fiume Lamone. Per il consorzio gli interventi dovrebbero riguardare tre macro settori: il ripristino della viabilità sia privata che pubblica, i dissesti di terreni e fabbricati ad uso agricolo e infine il ripristino degli acquedotti rurali. Lo stesso consorzio sottolinea l'importanza di tempi rapidi e informazioni certe sugli interventi, anche grazie alla costituzione di un gruppo di coordinamento per veicolare allo Stato e alla Regione Toscana le misure da intraprendere sul territorio. Il rischio, infatti, come spiega anche il sindaco Triberti, è che le lungaggini burocratiche possono dilatare i tempi con ricadute critiche sul territorio, per cui sostiene bene l'inserimento nel decreto sullo stato d'emergenza, anche se i 4 milioni finora previsti sono decisamente pochi, ma serve soprattutto velocità. C'è bisogno di un commissario che possa permettere alla macchina amministrativa di poter procedere nel più breve tempo possibile. Questi sono problemi che ci porteremo dietro per anni sicuramente, ma dobbiamo riuscire a mettere in sicurezza il nostro territorio. E a proposito di emergenze, domani i cittadini toscani riceveranno un messaggio dal sistema di allarme della Protezione Civile regionale. Si tratta del primo test di Heat Alert. Mercoledì 28 giugno alle ore 12 tutti gli smartphone agganciati a cellule telefoniche toscane riceveranno in contemporanea un messaggio. È un test, la prima prova di portata regionale in Italia del sistema IT Alert, messo a punto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in collaborazione con la Protezione Civile regionale per sfruttare in senso positivo le grandi potenzialità delle nuove tecnologie e avvisare i cittadini in tempo reale in caso di gravi emergenze, eventi catastrofici imminenti oppure in corso. È appunto in fase sperimentale, al messaggio sarà allegato un link con un questionario che vi chiediamo cortesemente di riempire perché ci servirà per mettere a punto questo sistema. Come sapete il sistema di allertamento è fondamentale in caso di emergenza, questo sarà utilizzato soltanto in emergenze particolarmente significative, quindi eventi catastrofici ma prevedibili, perché è abbastanza invasivo come sistema. La persona che si trova nella zona interessata dall'avviso automatico non dovrà fare niente se non leggere il messaggio di allarme che comparirà automaticamente sul suo telefono e lo illuminerà. Il messaggio resterà in primo piano finché non verrà letto.
Il servizio funziona con tutti gli smartphone, ma non con i vecchi cellulari. L'evento più significativo che potrà avvisare il T-Alert sono le piogge intense mentre stanno avvenendo. Può essere in qualche modo un tantam nel momento in cui arriva il messaggio, che arriverà proprio a tutti, non tanto residenti in Toscana, ma a tutti coloro che sono in Toscana quel giorno. Arrivano su tutti gli cellulari che fanno roaming sulle reti italiane. E torniamo a parlare ora del contributo affitti, la misura sociale che è stata tagliata dal governo Meloni, e appunto contro questo taglio molti sindaci si sono già espressi, anche di destra, non solo di centrosinistra. L'ultimo è stato ad esempio il sindaco di Pistoia Tomasi, proprio dagli studi della nostra emittente durante il programma Telegram. Ebbene, stamani di nuovo in un nostro programma Refresh, la rassegna stampa della mattina, anche l'euro parlamentare Susanna Ceccardi della Lega si è accodata alle proteste dei sindaci. Sentiamola. Molti sindaci, anche il sindaco Tomasi di Pistoia, che è un sindaco di Fratelli d'Italia, hanno protestato per il taglio del governo ai fondi per i contributi degli affitti. Anche lei ovviamente è stata sindaco, quindi sa bene di cosa parliamo. Secondo lei su questo si potrebbe rivedere qualcosa a livello governativo? Guarda, glielo dico molto chiaramente. Questo governo sta facendo bene in tanti campi, ma questo è stato a mio avviso un errore, molto onestamente, e credo, mi sono già interessata con i parlamentari toscani che della Lega a Roma, e che stanno intercedendo il Ministero per cercare un tampone a quella scelta. Devo dire che la misura scadeva nel 2022, quindi non è che è stato tolto, è stato lasciato scadere e non è stato però rinnovato. Questo secondo me è stato un errore a cui però si può porre rimedio con la prossima legge di bilancio, perché tante famiglie sono in difficoltà e meritano ascolto e devono essere sicuramente ascoltate dalle istituzioni, in primis romane, e da chi è sindaco o ha fatto il sindaco come me, che appunto intercede perché conosce bene i bisogni dei cittadini. E quasi una tonnellata di integratori alimentari non a norma è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza con una serie di blitz tra Prato e Roma. Quasi una tonnellata e mezzo di integratori alimentari è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Prato al termine di un controllo finalizzato alla prevenzione e alla repressione di illeciti nel settore del commercio di prodotti non rispondenti alla normativa in vigore. 3.700.000 integratori alimentari privi dei requisiti, a cominciare dalle indicazioni e precauzioni d'uso in lingua italiana. L'ultimo sequestro, sommato ai precedenti, fa salire il bilancio degli integratori tolti dal mercato dalla Finanza di Prato. 6 milioni di pezzi per un peso di 2 tonnellate e un valore di mezzo milione di euro. Il blitz è scaturito dall'analisi dei documenti acquisiti nel corso delle precedenti operazioni in aziende attive nel distretto pratese, l'incrocio delle banche dati, i controlli di nominativi e indirizzi e una mirata attività nel settore del commercio di prodotti alimentari, farmaceutici e parafarmaceutici ha consentito di individuare una società di importazione con sede a Roma, gestita da un cinese. La società, operativa a livello nazionale, riforniva negozi in Toscana, Lazio e Lombardia. Il responsabile è finito nei guai. Il suo nome è stato segnalato all'Ufficio Tributi e Finanza della Regione Lazio per le sanzioni previste, con particolare riferimento agli illeciti connessi alla commercializzazione di prodotti privi delle informazioni obbligatorie. Abbiamo visto spesso nei servizi che stiamo mandando dalle carceri della Toscana l'importanza dell'attività di formazione dei detenuti per favorire il loro reinserimento nella società. Ebbene, la Regione Toscana ha stanziato 3 milioni di euro proprio per la formazione lavoro nelle carceri. Percorsi di formazione per uomini e donne detenuti nelle carceri della Toscana. Obiettivo: preparare la strada al reinserimento nella società e in particolare nel mondo del lavoro, con competenze da mettere a frutto per contrastare il rischio di recidiva, ma anche povertà ed emarginazione. La Regione ha stanziato 3 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo. Due i progetti, uno del valore di 2 milioni 120 mila euro per i detenuti maggiorenni e poco meno di 1 milione per i minorenni. L'iniziativa prende forma attraverso due avvisi destinati alle agenzie formative accreditate e alle imprese attive in tutta la Toscana.
Gli avvisi rientrano nell'ambito dei recenti accordi sottoscritti tra amministrazioni pubbliche, provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, centro per la giustizia minorile. Inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro attraverso percorsi sia individuali che di gruppo. In questi ultimi anni, ha spiegato l'assessore alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini, la regione ha messo in campo vari percorsi formativi per i detenuti allo scopo di un'acquisizione gratuita di competenze utili una volta finito di scontare la pena. Crediamo fermamente, come ci dice la Costituzione, che il lavoro sia un diritto e che debba esserlo per tutti. Il lavoro, ha concluso l'assessore, è dignità e nessuno deve restare escluso. Per le domande di finanziamento c'è tempo fino al 15 settembre, garantito il finanziamento di un progetto destinato a ciascun carcere. È stata presentata stamani a Firenze l'edizione numero 27 del premio Fair Play Menarini. È andata in scena a Palazzo Vecchio la conferenza stampa di presentazione della 27esima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini. Tante le figure presenti, dalla sindaca di Fiesole Anna Ravoni all'assessore allo sport del comune di Firenze Cosimo Guccione. I grandi campioni del passato e del presente si racconteranno non solo da un punto di vista agonistico e sportivo, ma anche per quelle che sono state le loro gesta che le hanno resi meritevoli del premio Fair Play Menarini. Devo ringraziare per questo un'azienda davvero importante per il nostro territorio che investe in uno dei valori più importanti dello sport, che è appunto quello del fair play. Il programma prevede a Firenze lunedì 3 luglio dalle 21 il talk show I Campioni si raccontano, condotto dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Martedì 4 luglio invece a Piazzale Michelangelo dalle ore 19.30 andrà in scena la cena di gala che si terrà presso il ristorante La Loggia. Mercoledì 5 luglio invece alle ore 21 avrà luogo la premiazione ufficiale presso il Teatro Romano di Fiesole. Tanti personaggi sportivi premiati, il calcio sarà rappresentato infatti da tre giganti: Javier Zanetti, capitano storico dell'Inter, Marcelo Bielsa, nuovo commissario tecnico dell'Uruguay, e l'ex campione del mondo nell'82 e allenatore Antonio Cabrini, Deborah Compagnoni per lo sci, Luis Scola per il basket e tanti altri. Nell'albo d'oro è entrato anche il nuotatore Gianluca Genzini, vincendo il riconoscimento Studio e Sport in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana del CONI e i gruppi sportivi Fiamme Gialle, dedicato ai giovani atleti che hanno raggiunto rilevanti successi sia a livello sportivo che in ambito scolastico. E si chiama Riprendiamoci la scena, il giro che porterà teatro e musica nella Toscana grazie al CESPOT. Dal 4 luglio al 31 agosto, via alla terza edizione della rassegna toscana di concerti e spettacoli promossi dal CESVOT, il Centro Servizi Volontariato Toscana, un festival itinerante dal titolo Riprendiamoci la scena, a cura dell'associazione culturale Lo Stanzione delle Apparizioni, con la direzione artistica di Matteo Marsan e Daniela Morozzi. Tutto quello che ci è accaduto, che fino a un po' di tempo fa era cronaca e quindi ci eravamo immersi dentro, era molto difficile anche leggerlo, adesso comincia ad essere un po' storia, e allora la storia va saputa raccontare, e nessuno come gli artisti secondo me può farlo, anche con delle visioni di cambiamento, anche con delle letture di quello che è accaduto, di quello anche, di riprenderci anche un futuro. Oltre alla scena forse potevamo chiamarlo anche Riprendiamoci il futuro, insomma, ecco, questo è un po' il senso. 11 gli appuntamenti in cartellone, uno per ciascuna delle 11 delegazioni territoriali di CESVOT, tutti ad ingresso libero. Le passate edizioni sono state tantissime presenze, è stata l'occasione per diffondere i temi che sono poi quelli nostri del volontariato, del terzo settore, la solidarietà, l'inclusione, la pace. L'arte penso sia gratuità. E la gratuità è bellezza, quindi quando un volontario fa un gesto di bene per il prossimo è come l'artista. Orchestra multietnica di Arezzo e Modena City Ramblers, Frida Bollani Magoni, Marco Bagliani, Stefano Mancuso, Laura Curino e tanti altri ospiti del mondo del teatro, della musica e della scienza, per affrontare temi importanti come il dialogo tra culture, storie di ambiente e di inclusione, il tema del coraggio, della crisi, la guerra e la pace, storie di donne e la ricerca della felicità. Speriamo anche, chissà, con questi spettacoli di risuscitare un po' di entusiasmo, un po' di voglia di fare. E poi a volte basta gettare un sasso in uno stagno e le onde che si sprigionano diventano importanti.
Ultima visita di pet therapy per Bernardo, l'angelo a quattro zampe dell'ospedale di Grosseto potrà ora godersi la pensione. Bernardo va in pensione, l'ultima visita di pet therapy in cure palliative all'ospedale Misericordia dell'Angelo a quattro zampe di Dog for Life. Dopo 8 anni, venerdì scorso ha salutato pazienti e operatori che ha allietato dal 2015 con la sua presenza e la sua spiccata simpatia all'interno del reparto di cure palliative hospice del Misericordia, diretti dalla dottoressa Anna Paola Pecci. Venerdì scorso l'ormai popolare Golden Retriever ha fatto visita al reparto per l'ultima volta, visto che anche se in buona salute, dopo una certa età, 13 anni per l'esattezza, è giusto che si ritiri a vita privata. Tra le risate e qualche lacrima, operatori e pazienti hanno salutato Bernardo, ringraziandolo per l'allegria e i momenti di spensieratezza che ha regalato a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Bernie, come amo chiamarlo, resterà per sempre nei nostri cuori. Non vederlo più gironzolare tra le stanze sarà dura, afferma il direttore del reparto di leniterapia dell'ospedale Misericordia, la dottoressa Anna Paola Pecci. Quanti ricordi mi legano a lui. Senza consapevolezza, con la sua presenza, è stato parte integrante della cura. Nel tempo sono stati evidenti gli effetti benefici sui pazienti di Bernardo e di tutti gli altri animali da affezione che rappresentano la pet therapy. Bernardo mi ha accompagnato in un lungo e meraviglioso viaggio, racconta invece Lucia Franci, la sua padrona. Ho sempre pensato fosse nato per fare questo, ha mostrato fin dall'inizio delle doti speciali. E ora andiamo invece a Torcigliano, nel comune di Camaiore, per scoprire la storia della comunità Pranamare. Quello che noi facciamo qui è politica. È politica perché si parla di un'organizzazione sociale, di decisioni, di assemblee, di economia, di dialogo, di relazione con gli enti. Vivere di semplicità, lavorando la terra e riappropriandosi del saper fare antichi mestieri. È la filosofia che hanno adottato alcuni ragazzi che a Torcigliano, nel comune di Camaiore, hanno fondato un'associazione sulla base di un progetto di comunità diffusa. Grazie a Don Bruno, parroco di questa frazione di 100 anime, la canonica è stata messa a disposizione per eventi ed incontri. Si medita, si parla, si balla, chiunque passi da Torcigliano è ben accolto. I ragazzi abitano in paese, la canonica è il loro punto di ritrovo dove prendono vita numerose attività. Abbiamo anche un laboratorio erboristico dove prepariamo prodotti, abbiamo anche un laboratorio d'artigianato dove prendiamo materiale di recupero e ci regalano la lana, le pelli, quindi c'è anche tutta la parte della sartoria. E un altro, diciamo, intento che stiamo mettendo è quello di recuperare la lana locale, quindi se avete della lana e siete delle zone, venite da noi. Nel mese di settembre sorgerà anche un asilo. Sarà un progetto che è stato fondato da due ragazze che si chiamano Gaia e Irene, che hanno fondato un'associazione che si chiama Paideia Educare all'Essenza. Hanno visto il luogo di Torcigliano, si sono innamorate e hanno deciso, abbiamo deciso insieme di portare qua il progetto di Paideia. Qual è l'obiettivo di Pranamare? Il sogno di Pranamare, e penso come quello di tutte le comunità, è quello di arrivare in un mondo dove non c'è più bisogno di questa separazione, dove possiamo vivere tutti quanti come esseri individuati in una enorme relazione con l'altro. E prima di chiudere, una notizia che si ricollega alla prima che abbiamo data, quella dei danni nell'Alto Mugello. Il sindaco di Marradi chiedeva la nomina di un commissario, questa nomina è arrivata perché il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, con un'ordinanza ha nominato il presidente della regione Giani commissario delegato proprio per l'Alto Mugello. Il telegiornale finisce qui, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Casa Viola e alle 21:30 il film Posto di combattimento.